Ciao ragazzi, oggi sono qui per parlarvi di una cosa abbastanza seria. Come avete letto dal titolo, sì, oggi sono qui per parlarvi di questo. Diciamo che è una situazione abbastanza complicata e siccome non ho molta voglia di esprimermi e raccontarvi a parole mie quello che è successo, ho chiamato qui con me una mia amica che vi racconterà nel dettaglio tutto quello che è successo in arco di questi mesi. Gli ho chiesto di registrarmi un video e di mandarmelo e adesso andremo a raccontare insieme, unendo il suo video con il mio, quello che è successo. Quindi, niente, buona visione. Vai Gio, comincia a raccontare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Carlotta. Ah, Carlotta. Scusatemi ragazzi, mi ero confusa con un'altra amica che ho chiesto il video, però non me l'ha fatto, non so il motivo. In questo primo video del canale. No, Carlo, questo è il primo video, questo sarà tipo il 400° video che porto sul canale. Perdonatela, è che no, non conosce molto il mondo di YouTube. Vedo che non mi segue nemmeno tanto. Volevo dirvi perché mi sono lasciata con il mio ragazzo. Carlo, io mi sono lasciata. Ragazzi, scusate un secondo. Carlo, stiamo parlando del mio ex, non del tuo. Ma che caspita me ne frega a me del tuo? In questo momento stiamo parlando del mio. Perdonatela. È un pochino particolare come ragazza. Allora, premetto che non è colpa mia. Ma in realtà un pochino di colpa invece ce l'hai, perché forse se mi ha lasciato forse anche un pochino colpa tua, però non mi va di aprire questo discorso in pubblico. Non è colpa mia. Lui ha fatto tutto di testa sua. Sì, infatti come dice Carlotta, ha fatto tutto lui. Non lo so, cioè è successo tutto così molto velocemente mentre eravamo su Tinder e boh, tutto lui ha fatto. Poi ho detto ok, sì, va bene, va bene. Lei infatti è stata lì a proteggermi, infatti voglio un sacco bene. Anche se è un pochino colpa sua del perché ci siamo lasciati, c'è. E poi non so perché mi ha lasciato. No, mi ha lasciato. Ragazzi, scusatemi, Giorgia è un pochino possessiva quando parla, perché in teoria dovrebbe dire ti ha lasciata, invece parla un pochino Carlotta, amore mio della mia vita, la smettiamo di parlare del tuo ex, in questo momento non ce ne frega niente, dobbiamo parlare del mio, solo come facciamo le visualizzazioni, Madonna Santa. E ora parleremo proprio di questo. Da questo momento in poi è come se Carlotta fossi io, però faccio parlare lei perché sono ancora troppo in shock. Nee. Ragazzi, perdonatemi. Non so cosa è successo a Carlotta, un secondo. Non so se hai capito, ma siamo in diretta. Mi stai venendo a fare una figura di merda. Adesso ti ricomponi. Cerchi di fare la persona normale. Praticamente. Io non capisco per quale motivo ho chiesto il video proprio a lei. Che caspita, mi ha detto la testa. Ok. Madonna santa, ragazzi, perdonatemi. Carlotta, hai rotto. Devi cominciare a fare la persona seria perché qua stiamo cadendo nel degenero. Già il mio canale fa schifo, io faccio schifo e sono una fallita viziata. Poi tu, in questo momento, non è che mi stai facendo fare una figura migliore, sa? Ragazzi, perdonatemi, eccoci qui tornati. Carlotta era un attimino impanicata perché non sapeva cosa dire. Poi è la sua prima volta che fa un video su YouTube. E in più, è anche lei ha molto. È anche lei in stato di shock ancora questa situazione, tutto quello che è successo, quindi non gliene faccio una colpa poverina. Praticamente lui ci siamo fidanzati già da un mese. Ma in realtà stavamo insieme da 8 mesi. Poi ti ho conosciuta e magicamente dopo una settimana ci siamo lasciati. Cioè, forse questo qua è un caso, eh. Cioè, Carlo, non è che adesso la dipende tanto sul sentimentale oppure sul personale. Carlo, santo Dio, parla! Ci eravamo fidanzati già da un mese e lui appunto, non lo so, dopo un mese si è, ha messo proprio
La X. Semplicemente c'era qualcosa che non andava ormai da un sacco di tempo. Poi una certa ho conosciuto Carlotta, che lei mi ha aiutato proprio definitivamente a lasciarmi. Già non andava bene prima. Poi ho conosciuto lei, dopo una settimana, boom, è sparito. Boh, ma spiegate voi questa cosa. Cioè, ovviamente Carlo non è che è colpa tua, però ha detto basta, io con te ho chiuso. Quando mi ha detto queste cose era un pochino what the fuck, perché si stava muovendo tutto strano. Come ha fatto Carlotta? Basta, stop. Selfie. Adesso vi dico le stronzate, le mega stronzate che ha tirato. Vai Carlo, fatte senti, madonna, mamma mia quanto l'amo. Vedi perché è migliore amica mia dopo 2 settimane di conoscenza? Perché lei ha già capito tutto. Vai Carlo, fatte senti. Ha tirato fuori una storia. Vai, raccontala. Perché non posso raccontarvi perché purtroppo è privata. Ah Carlo, ma che te frega della privacy? Mettiti a raccontarla, vai, vai, racconta di tutto. Fai quello che te pare, beccamosi 857 denunce. Tanto ormai ce ne abbiamo tutta la collezione. Vai, muovite, su, su, dillo. Parla, cioè, poi a un certo punto ha tirato fuori attacchi di epilessia. Attacchi di epilessia? Ma Carlo, tu c'hai qualche attacco invece da schizofrenica? Perché, scusatemi, di nuovo. Carlo, tu ogni tanto secondo me c'hai qualche attacco di epilessia. Non è possibile tirare fuori la schizofrenica. Cioè, ma che tanto chi ha avuto un attacco di epilessia? Scusatemi, eravamo un attimo andati a prendere le pasticche di Carlotta, perché poverina, c'è qualche attacco di schizofrenia che ogni tanto gli via così e non sa manco lei quello che dice, vero? Specialmente quello che fa. Lo hanno preso in giro. Queste alzate che non c'entrano niente. Infatti non capisco perché tutte quante le mie amiche la odiano. Cioè, ma appena l'hanno vista hanno detto sì, questa qua guarda che ti fa rovinare proprio la vita. Io ho detto no, raga, ma guarda che è tanto simpatica. Poi non so se, ripeto, è un caso che dopo una settimana siamo lasciati dire il ragazzo mio. Poi. Quindi niente, abbiamo litigato e ci siamo lasciati. Carlotta mi è sempre stata vicina per tutta questa situazione, infatti credo che sia l'unica che in tutto ciò è ancora qui con me. 2 minuti e 13 di video per niente. Ma non è per niente, alla fine abbiamo parlato, abbiamo spiegato quello che è successo, cioè alla fine è tutto normale. Ciao ragazzi. Questa ragazzi era la spiegazione del perché il mio ragazzo ci siamo lasciati. Anche se Carlotta per 27 minuti di video alla fine non ha detto niente. Però come detto prima io non mi voglio divagare e spero che in qualche modo questo video vi sia piaciuto. E spero che in qualche modo abbiate capito il motivo per il quale io e come si chiamava? Giacomo ci siamo lasciati. È stata una situazione abbastanza particolare da vivere. Quindi niente, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.